Quindi il calice dell'ultima cena, il calice della comunione, il calice di Cristo, il Santo Graal. Don Giovanni riceve un nuovo messaggio. Il calice della comunione cristica, quindi messaggio per il volto del Cristo, messaggio per il cerchio nigrano a forma di calice. Ho scritto un articolo abbastanza lungo perché nella sua apparente semplicità la quantità di messaggi che hanno trasmesso attraverso questo simbolo è notevole, quindi c'è un mio articolo che sta nel sito di Giorgio dove spiego tutto quello che si può desumere da questa figura. E il messaggio dice: il calice della comunione cristica, se poteste comprendere realmente la profondità spirituale del segno che abbiamo manifestato in un campo di grano in Inghilterra, sareste in grado di realizzare il messaggio messianico del quale noi siamo portatori. Su questo calice possiamo solo dirvi che sulla terra vive ed opera per volontà dell'Altissimo Signore del cielo e della terra, quindi Dio, Adonai, il calice vivente della comunione cristica, che porta i segni sanguinanti della crocifissione di Gesù. Vi preghiamo di essere molto attenti, molto seri e di non burlarvi di questi segni, perché essi vengono dalla volontà dei nostri maestri cosmici e naturalmente da quella dell'Altissimo Padre Adonai, pace sulla terra. Setun Shenar e i fratelli della luce salutano tramite Giorgio Bongiovanni, 14 agosto. Quindi 13 compare questo, il 14 viene dato il messaggio. Allora, intanto c'è una rivelazione nella rivelazione. Il Santo Graal, quindi i calici della comunione cristica, sono gli stigmatizzati. Cioè gli stigmatizzati sono i calici viventi perché dal loro corpo fuoriesce il sangue di Cristo, realmente. Cioè fuoriesce il sangue delle stigmate, quello è il sangue di Cristo che è stato offerto per noi per la nostra redenzione. Quindi il Santo Graal che Parsifal cercava, da calice di legno è diventato un calice di carne che versa il sangue di Cristo e indicano nella figura di Giorgio l'esponente più importante dei Santo Graal che esistono oggi sulla terra, comunque distigmatizzati. Ce ne sono vari, io figuratevi, nell'arco della mia peregrinazione di ricerca ne ho conosciuti quattro, di cui tre sono operativi, cioè hanno tutti e tre le stimmate permanenti 24 ore su 24. Ma Giorgio, nella pletora degli stigmatizzati mondiali, è la faccia pubblica, quello che deve parlare al mondo. Quindi è l'espressione principale del messaggio cristico, quindi del Santo Graal in questo tempo. Il messaggio messianico del quale noi siamo portatori, cioè loro. Sono uno, cioè la presenza extraterrestre non ha una valenza scientifica come pensano gli ufologi classici, non ha una valenza militare come pensano gli appassionati di complottismo, non ha una valenza sociale come pensano i sociologi. Soprattutto la presenza extraterrestre sulla Terra è un segno escatologico che indica che siamo nei tempi storici della seconda venuta di Cristo sulla terra con grande potenza e gloria, cioè questi esseri sono la potenza di Cristo, sono quelle legioni di angeli che Cristo dice di comandare quando ammonisce Pietro che taglia l'orecchio di Malco nell'orto del Getsemani. Gli dice: Pietro, cretino, non ho bisogno che tu mi difendi col tuo spadino mentre dei grandi sacerdoti cercavano di arrestare Gesù guidate da Giuda. La mia missione si deve compiere, io devo sacrificarmi, ma se io volessi liberarmi non ho bisogno di te che mozzi le orecchie della gente. Io, dice il Signore nel Vangelo, basta che chiedo al Padre mio e mi dà più di 12 legioni di angeli. Quindi lì Cristo si rivela come capo militare, non ce lo dicono questo fatto qui. E usa un termine militare specifico di quel momento storico dove la Palestina era sotto il giogo feroce delle armi di Roma che aveva lì le sue legioni. Tra l'altro, un'altra cosa interessante, quelli che hanno inchiodato Cristo erano italiani, perché in quel momento a Gerusalemme c'era la legione italica.
Sapete, Roma aveva legioni che venivano dalle nazioni conquistate, quindi c'erano legioni di soldati romani francesi, c'erano legioni di soldati romani inglesi, c'erano legioni di soldati romani da tutti i territori che Roma aveva conquistato, ma in quel momento che Cristo si manifesta in Palestina c'erano gli italiani di Napoli, la maggior parte. No, sto scherzando. C'era la legione italica. Questo è un fatto molto importante oggi per noi, perché se questo signore che ha questi contatti e questa esperienza degli stimmati ed è un italiano, è legato al fatto che 2000 anni fa erano gli italiani a crocifiggere Cristo. E quando Gesù dice, Signore, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, non si sta rivolgendo agli ebrei Cristo. Cristo sta perdonando gli italiani. Perché? Mentre il popolo di Israele era stato preparato da migliaia di anni dai profeti all'avvento del Messia, i romani che ci sapevano, gli italiani, non sapevano niente, erano pagani. Non erano stati preparati. Quindi Cristo li perdona, dice, Padre, loro mi stanno crocifiggendo, ma non hanno colpa, loro non possono capire chi sono io. Invece i miei fratelli, i sacerdoti che sanno le scritture, mi stanno uccidendo per questioni di convenienza e di potere. Infatti Caifa dice, è meglio che muore uno che muore tutto il popolo. Ma in realtà volevano uccidere Cristo perché Cristo li sbugiardava nelle loro nefandezze. Quindi il popolo di Israele sì, aveva visto i miracoli, aveva sentito le predicazioni, Cristo che risuscita i morti, quindi loro sapevano benissimo con chi avevano a che fare. Ma gli italiani che ficcavano i chiodi, che ne sapevano? Non lo sapevano. Quindi Cristo perdona gli italiani, in realtà nell'accezione simbolica Cristo perdona i popoli latini che sarebbero derivati dalla situazione romana che comunque riguardava tutta l'Europa, quindi i latini, tutte le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e l'America Latina, perché lì si sarebbe instaurata principalmente la Chiesa cattolico-cristiana, che va via da Israele, che non riconosce il Messia, e qui torniamo alla reincarnazione, perché tutti coloro che hanno amato Cristo si sono reincarnati nei popoli latini, apostoli compresi, che sono oggi viventi sulla terra. Vai avanti. Quindi Giorgio Bongiovanni viene indicato dagli extraterrestri con questa straordinaria triangolazione, messaggio cerchio nel grano, altro messaggio, altro cerchio nel grano, indicano in questo personaggio il calice vivente della comunione cristica, che è il messaggero o l'ambasciatore della volontà cosmico-divina, per indicare al mondo, attraverso i segni e la parola, che siamo nei tempi della seconda venuta di Cristo. Quindi non solo i cerchi nel grano sono un fenomeno comunicativo, ma i cerchi nel grano sono un fenomeno comunicativo, messianico e scatologico, cioè è un altro, assieme alla presenza extraterrestre, dei segni che indicano, assieme a tantissimi altri ovviamente, che siamo nel tempo storico della seconda venuta di Cristo sulla terra. Questa generazione non passerà prima che le mie parole si manifestino. La generazione di cui parlava Cristo è la generazione astrologica, che sono circa 2150 anni. Quindi Cristo sta dicendo, io tornerò nell'era dell'Acquario.